in campo guidate dal signor Marra entrano Trento e Cesena. Pressing alto del Cesena che recupera palla sulla tre quarti. Il destro in porta. La risposta da parte di... andrà per il cross dentro l'area di rigore. Invece no, è uno schema. Ancora una volta al limite dell'area. Si stacca per far girare il mancino. Adesso è servita la giapponese. Prova di uno contro uno. Strada chiusa, allora si torna dietro. Il cross di Mancuso direttamente in area di rigore. La palla passa, attenzione a questa occasione. Con Porcarelli che si inserisce e mette dentro. Spazza via la difesa del Trento. Di battere questi corner. Stavolta il cross sì che va in area di rigore. La palla si impenna. Il Cesena passa in vantaggio. Sotto porta la zampata. Dovrebbe essere Alciovic ad aver portato avanti la squadra di Ardito. Può ancora andare in velocità Casadei. La cercano sulla fascia e le si fa trovare sempre pronta. Mette il cross dentro in area di rigore. Lo stop da parte di Ploner. Una bella chiusura, poi il destro. Aspetta che qualcuno le venga incontro. Una bella giocata qua da parte del Cesena. Questo tiro cross da parte di Mancuso trova la girata ancora di Alciovic, che ha arpionato bene nel cuore dell'ultima. Di fatto però Costa avanza centrale, due maglie blu in chiusura, bella imbucata dentro ancora per Alciovic, che si presenta a tu per tu con Valsoger, la fulmina con il destro, raddoppia il... cross profondo sul secondo palo dove arrivava Ploner, poi la palla rimane in area di rigore, proprio Ploner fa la sponda, il riflesso da parte di Valsoger, presa in controtempo la numero 1, è riuscita. Siamo quasi al 90esimo, continuano ormai queste azioni batti e ribatti, il Cesena che prova a regalarsi un'ultima grande chance con la palla dentro e arriva il gol del 3-0. Altra grande costruzione da parte d'angolo, perché il Cesena è arrivato a 13, nel caso in cui ci sia da stabilire qualche nuovo record, almeno siamo sicuri di quelli battuti da Ardito, dalla squadra di Ardito. Intanto arriva questo tiro, e ancora una volta Valsoghe.